Dunque, consideratemi un pochino come se fossi un ascensore, insomma, tra un blocco e l'altro. Ci avviciniamo alla fine, ci avviciniamo verso terra e, come ogni ascensore che si rispetti, io ho portato la musica. Dunque, da dove partire? Per noi musicisti l'avvento di internet è stato un po' un casino, bisogna dire la verità. È stato un problema perché di colpo tutto un sistema che era durato sostanzialmente un secolo si è frantumato, che era il sistema dell'industria discografica e la vendita dei dischi. E si è ritornati, per paradosso, all'inizio del Novecento, in cui, quando si stampava un acetato, quell'acetato serviva per promuovere le serate. È un pochino così adesso. Ci sono delle settimane in cui per andare primo in classifica bastano 2000 copie vendute. Una volta il disco di platino era 100.000 copie, poi è sceso a 75, poi 50 e via dicendo. È arrivato internet, ha fatto la rivoluzione come l'ha fatta nella vita di tutti noi, nella musica l'ha fatta un po' prima che in altre forme d'arte, perché per esempio per quello che riguarda i libri, nonostante il mercato sia anche lì un po' asfittico, tiene ancora, perché non c'è effettivamente un'alternativa che non sia un e-reader qualsiasi, mentre per la musica l'avvento dell'MP3 e poi tutto quello che è successo con le varie piattaforme ha veramente rivoluzionato tutto. Questo ha creato alcuni vantaggi e alcuni problemi. È stato un pochino come se internet fosse diventato la placenta in cui la musica è cresciuta, quindi poteva essere molto nutriente perché ha permesso una connettività strepitosa tra persone, quindi uno scambio di informazioni incredibili, tanta più facilità nel fare musica, e questo lo spiegheremo tra poco, ma allo stesso tempo potrebbe essere stata anche in certi casi quasi asfissiante, perché non abbiamo ancora trovato un metodo per muoverci, per orientarci in questa nuova giungla. Ora, voi lo sapete, la musica è la forma d'arte non, come posso dire, più primordiale, più semplice, è l'unica forma d'arte di cui nessuno di voi farà mai a meno, e tantomeno io, a meno che non mi spacchi di nuovo le mani. Ma al netto di questo, se una persona può passare una vita intera a non entrare in un museo, a non vedere un quadro, a non scegliere consapevolmente di andare a vedere qualcosa, come diceva il relatore prima, che riguardi la bellezza e tutto, così non potrà essere per la musica, perché chiunque di voi è immerso nella musica quotidianamente, ha una colonna sonora, e la colonna sonora delle nostre vite è fatta di tantissime canzoni che poi fotografano e fermano determinati momenti. Chi di voi non ha utilizzato all'epoca delle medie, del liceo, a meno che non foste tutti letterati, le parole di qualche cantautore per dedicarle al ragazzo o alla ragazza? Insomma, la musica direi che è quello che ci accompagna di più. Arrivando alla nuova tecnologia, io l'unica cosa che mi sono permesso di fare venendo qui, per non annoiarvi e non ammorbarvi, era quella di utilizzare l'Internet of the People realmente. Quindi ho chiesto, con un post su Facebook, mi sono aperto prima una mail, tuttiartisti@gmail.com, che secondo me era figo, così uno si sente anche un po' artista e andava bene. Su Facebook ho detto che avevo aperto questa mail. In questa mail avevo chiesto e ho chiesto gentilmente, per chi fosse musicista, di mandarmi qualche battuta di musica. Poteva essere un beat di batteria, un basso, una chitarra, un riff di tastiere, qualunque cosa avessero voluto. Per chi non ha capacità musicali, ho chiesto se potevano lasciarmi una frase, e lì è stato divertente perché, oltre a una serie di frasi che mi chiedevano come stava il mio braccio, se me l'avevano amputato o quant'altro, sono arrivate alcuni stimoli interessanti. Qualcuno, qualche malato anche di tecnologia, ha fatto parlare il computer sia con voci maschili e femminili. Qualcun altro mi ha detto: mi raccomando, comincia il pezzo prendendo il suono del modem quando è arrivata la prima connessione internet, quella 54K, quindi partiamo da lì. Chi mi ha mandato tutti i suoni di accensione di Windows, tutti quelli di Apple, e quindi è stato, insomma, abbastanza divertente. Io, nel pezzo che ascolterete tra poco, che dura 3 minuti, nel viaggio di questo piccolo ascensore, sostanzialmente non ho suonato una nota. Non ho fatto altro che prendere questi pezzi, metterli insieme, e ho fatto anche un'altra cosa. C'era un mio amico chitarrista che voleva partecipare, non aveva la possibilità di essere qui oggi, e con una tecnologia nuova, grazie a uno di questi software qui, mi ha registrato direttamente la sua chitarra sul mio computer
da Pescara dove è stato. Io quindi adesso vi farò sentire questo pezzo che è frutto di non so quante persone e soprattutto di persone che non ho mai conosciuto e non ho mai visto. Suonerò una tastiera, che è questa qua che voi forse non vedete, ma che è molto divertente perché è, rispetto al discorso della tecnologia, una tastiera che ha superato il concetto di pianoforte e di chitarra insieme. Ha moltissimi sensori, ha dei tasti quasi come quelli del pianoforte, ma si suona quasi come una chitarra e fa dei suoni quasi da musica elettronica. Quindi c'è tutto un evolvere, tutto questo lo suono con un protocollo Bluetooth, la musica ve la mando dal computer, è stata fatta nel cloud, tornerà nel cloud perché poi mi piacerebbe insomma regalare questo piccolo progetto e che rimanga aperto, quindi poi le tracce separate di questa canzone verranno rilasciate nell'aria, poi vediamo che cosa diventano. E più che dire insomma che questo è l'internet per noi people della musica, aggiungo solo una cosa, come c'è in una parte di testo che mi hanno girato, internet è consapevolezza e responsabilità, quindi è logico che il discrimine rimarrà sempre alla persona. È molto più facile fare musica adesso, lo dico da musicista, come è molto più facile adesso essere, come dire, non opinion leader magari, ma opinion maker, comunque far dire sempre la propria su qualunque argomento. L'unico discernimento che abbiamo è quello di essere semplicemente noi stessi. Sicuramente una capacità che in un mare così grande di informazioni fa un po' fatica ancora a venire fuori, però essendo questa una rivoluzione irreversibile, noi continueremo darwinianamente a proseguire e adesso vi faccio sentire il pezzo che ci hanno regalato, non lo so, tante persone che non conosco. Opla,
Quindi questo è veramente un applauso a tutti quelli che hanno voglia di fare musica. Internet ha cambiato le capacità, o meglio, ha tolto forse un pochino di magia, perché una volta se uno faceva il musicista, o meglio, aspettava le parole di un musicista, doveva per forza aspettare un'intervista bella, doveva aspettare un servizio fotografico su un giornale, doveva aspettare un disco, doveva aspettare qualcosa. Quindi abbiamo perso forse un pochino di magia, però la magia più grossa è questa enorme mente collettiva che quando si mette insieme per fare arte, se riesce a essere catalizzata in maniera intelligente, darà sempre, insomma, da vivere a tutte le nostre teste. Grazie a tutti e buona serata.